Dai miti lacustri ai percorsi della Grande Guerra, dalle acque ricche di proprietà salutistiche ad una rinnovata idea di territorio. Benvenuti in Valsugana. Valsugana, terra di laghi e montagne, sono con Roberta Dalle Fratte dell'azienda per il turismo della Valsugana. Oggi Roberta, noi faremo questa escursione tra il lago e la montagna, tant'è che voi parlate addirittura del mare in montagna. Esatto, infatti con il riconoscimento dei due laghi di Levico e Caldonazzo bandiera blu anche per il 2016 sicuramente si può parlare di divertimento, benessere, relax. Tutto quanto sulla zona dei laghi, ma anche poi il resto della Valsugana, quindi abbiamo poi eventi, le spiagge sono anche dedicate a tutto quello che è il discorso famiglie, anche per gli amanti degli amici a quattro zampe abbiamo la Bow Beach, quindi nessuno rimane a casa, possiamo portare tutti quanti in vacanza. Con un cuore che pulsa, nel senso che al centro della vostra offerta c'è la qualità ambientale. Assolutamente, sempre il rispetto dell'ambiente, quindi anche il riconoscimento appunto che è stato dato ai laghi è un'ulteriore valorizzazione appunto di questo lavoro che si sta facendo per preservare tutto quello che è l'ambiente in cui operiamo tutti i giorni. Qui a San Cristoforo parliamo della passione per la vela, per il vento, per l'acqua, ne parliamo con un esperto velista che è Stefano Dagnoli. Intanto voi siete una scuola, no Stefano? Sì, siamo una scuola di vela, siamo un centro nautico dove si praticano vari sport, tra cui appunto la vela, il canottaggio, lo stand-up paddle surf, abbiamo i kayak, insomma tutto quello che riguarda l'acqua, insomma. Oggi una giornata ventosa, vento da nord, ma in genere qual è la vostra forza, il vostro vento tipico, classico qui a Caldonazzo? Ma allora diciamo che questo lago si presta molto bene come un lago per imparare, perché tendenzialmente noi abbiamo un vento qui dove ci troviamo noi che siamo a nord del lago, il vento di solito arriva da sud. Oggi è una situazione un pochino atipica dovuta a dei cambi atmosferici. Diciamo che il sud, che arriva di solito tutti i pomeriggi verso le 3, 3 e mezza, si assesta tra gli 8 e i 12-13 nodi, quindi è un vento, è una brezza locale dovuta alle termiche e si presta molto bene per chi vuole imparare ad andare in barca a vela, anche con il windsurf, anche se insomma magari chi fa windsurf preferisce venti molto più forti, però per imparare è un ottimo lago. Vediamo molti giovani, ma vediamo anche un impegno, diciamo, sociale che vi caratterizza. Sì, qui al Centro Nautico Econ opera anche la cooperativa sociale Arche, per cui lavoro anch'io, e svolgiamo attività di vela e di subsurfing e anche di canottaggio adattato per persone con disabilità, vari tipi di disabilità, dalla disabilità motoria, la disabilità cognitiva, psichica, alla disabilità sensoriale. Parliamo ora di un felice ritorno, il ritorno del mitico Lido di San Cristoforo, la porta verso il lago di Caldonazzo della città. Artefice di questo ritorno, Massimo Os, con una spiaggia che vorrebbe, ecco così, anche simpaticamente, riportare il mare in montagna. Esatto, vogliamo riconsegnare la spiaggia dei Trentini ai Trentini. Questa negli anni 60 lo era, adesso con un grande lavoro di ripristino e di riqualificazione abbiamo lavorato in questi mesi per fare proprio questo e siamo felici di vedere che le famiglie trentine, che i turisti stanno ritornando a San Cristoforo, stanno apprezzando il lavoro che abbiamo fatto e riscoprendo il nostro bellissimo lago. Al centro l'attenzione, in particolare l'attenzione per la famiglia.
Assolutamente sì, la famiglia è il nostro obiettivo principale. Siamo organizzati con i nostri assistenti, con la nostra animazione, con la nostra ristorazione, con gli angoli, proprio tutto pensato e dedicato a misura di famiglia, a misura di ragazzi, a misura di coloro che cercano un angolo di tranquillità, di relax, ma anche di divertimento sul lago di Caldonazzo. Per la sicurezza dei bagnanti sul lago è disponibile inoltre una vera e propria task force di spiagge sicure con gommone di salvamento attrezzato. Sul lago di Caldonazzo parliamo dello sci d'acqua, ne parliamo con Marco De Gasperi, 50 anni di maestro relativamente a questo sport, Marco. Sì, beh certo, 50 anni che sono passati veloci ma con delle soddisfazioni anche, beh, i risultati insomma. Siamo stati un club dei più forti diciamo in Europa e abbiamo anche attualmente il campione del mondo e che poi è mio figlio. Quindi i giovani continuano? I giovani continuano. E dopo abbiamo anche un altro campione del mondo, un disabile, che anche lui è fortissimo. Insomma. Poi abbiamo tutti i bambini che corrono dietro per cercare di agguantare questi campioni. Insomma. Ecco, e qui è uno sport ideale per Caldonazzo, perché c'è bello, quelli che vengono qua rimangono entusiasti. Poi abbiamo possibilità di andare sul lago tranquilli, senza problemi e abbiamo ovviamente anche risultati eccezionali. Forte Busagrande è una destinazione turistica e anche storica di facile accessibilità dopo questo restauro. Con Davide e Carli affrontiamo proprio questo tema, no? Cioè il vostro territorio, in modo particolare il comune di Vignola Falesina, ma diciamo tutta l'Alta Valsugana, si riappropria di una struttura che era stata consegnata all'oblio nei decenni scorsi, quindi un grande risultato anche dal punto di vista turistico. Esatto, il forte è facilmente raggiungibile tramite automobile, risalendo la strada che percorre da Levico fino a Vitriolo e dalla strada che risale Monte Orno, da Pergine fino alla località Compete. Da qui è possibile proseguire a piedi tramite una strada forestale attrezzata come percorso vita. E all'incirca il percorso ha una durata di 20 minuti, dove è possibile appunto raggiungere il forte e visitarlo. Volker è un amico tedesco, appassionato di storia, un grande conoscitore della Grande Guerra e noi siamo qui in un luogo eccezionale, il Forte Busagrande sul monte di Vetriolo. Vediamo questa vista straordinaria sulla Valsugana, sui laghi, sulla Vigolana, sugli altri gruppi montuosi. Qual è la specificità di questa fortificazione? Perché sappiamo che essa stessa è straordinaria. Questo forte, cosiddetto, è una fortificazione campale, una postazione sostitutiva per il vecchio forte Colle delle Benne, che nell'aprile 1915 fu disarmato e tutti i mezzi furono postati su a Busagrande. Qual era la funzione logistica? La funzione logistica era un avamposto strategico, una batteria corazzata che doveva controllare la Valsugana contro un avanzamento del nemico. Il dato per noi, no, molto curioso, è proprio il fatto che è tutto sottoterra. Sì, è una tipica fortificazione campale messa sotto la roccia a prova di bomba, come era la direttiva del direttore del Genio Militare di Trento del 1915.
Ci sono altri esempi di questo tipo? Sì, di questo tipo abbiamo intorno a Trento altri tre batterie corazzate, una a Mattarello nella zona Zampetta, una la più grande in assoluto sotto il Monte Calisio e la terza sotto il Monte Celva. Volker, io ti chiedo anche una curiosità, no? Un tedesco innamorato dell'Italia, non sei l'unico, non sei il primo da questo punto di vista, ma come si spiega anche questa passione per i forti, come nasce? Ma ha cominciato tutto nell'anno 2000, quando ho incontrato una persona anziana sul Monte Calisio che mi spiegava i buchi, che ha detto non sono buchi, era abbastanza incavolato, come sono le nostre storie che abbiamo scavato contro il nemico. E lui mi ha spiegato tutto e così è nata la passione di rilevare la fortezza di Trento, che l'ho fatto scrivendo complessivamente 7 libri sulla fortezza di Trento. Vicolo Vattaro. Vicolo Vattaro, sì. Allora, avanti a Mazzola, mi sembra. Mazzola. Sono le antenne ex Forte Verena, ho gli impianti di salita. Forte Busagrande ritorna dunque a nuova vita, ma tutto questo non è stato facile. Roberto Pezzato, architetto, ha seguito questi lavori partendo da una situazione che era molto critica perché era in parte crollato questo forte. Certo, abbiamo fatto i primi rilievi ancora nel 2000 e c'erano tutte le macerie della struttura che erano crollate all'interno del sedime. Sostanzialmente questo forte ha una peculiarità, non è stato realizzato con cemento armato ma con semplice cemento ordinario. La struttura geologica poi del terreno è abbastanza friabile, quindi c'erano delle forti infiltrazioni che hanno portato al crollo di gran parte della volta e le macerie arrivavano quasi fino al soffitto. Dopo i lavori di pulizia è stata portata alla luce una struttura imponente. La galleria principale è lunga quasi 110 metri, ci sono delle gallerie trasversali di 60. È una struttura complessa, ci sono delle vasche, degli elementi addirittura che facevano parte del vecchio impianto elettrico, gli stanzoni della cucina dei soldati e poi ovviamente i due obici esterni che sono 12 metri sottoterra e partivano le strutture e arrivavano fino alle cupole che sono state ricostruite oggi. Relax e benessere qui in riva al lago di Levico grazie all'alternanza tra la vacanza e la cura. Siamo davanti alla sede delle terme di Levico e Vetriolo con il direttore Paolo Defat, dunque qui è possibile alternare vacanza, relax e cura del corpo. Certo, per fortuna abbiamo delle acque che sono famose ormai da secoli, hanno alte proprietà curative e anche rilassanti. Il notevole numero di minerali che contengono queste acque ci consentono di curare malattie della pelle, malattie articolari e malattie delle vie respiratorie. E il fatto che abbiamo molti massaggiatori, un'area dedicata al relax, un centro benessere ci consente di curare il corpo e anche la mente, quindi di abbinare la vacanza al piacere e al relax. E quindi per tutte le età, sia per i giovani che cercano qualcosa magari anche più dedicato all'estetica, sia per gli anziani, per tutte le patologie e tutti i dolori tipici di determinate età. Lago di Levico, spiaggia pubblica, stiamo parlando del felice connubio tra il lago e la montagna, l'insegna del mare in città. E quindi vacanza attiva, relax, tante occasioni di intrattenimento ma anche di avventura. Stefano Ravelli, presidente dell'azienda per il turismo della Valsugana e del Lago Rai. Attorno a questa proposta di vacanza una rete di ricettività, una rete alberghiera, di accoglienza. Accoglienza a seconda un po' di quelle che sono le esigenze di tutti, quindi abbiamo dai campeggi con tantissime case mobili, sono oltre 20 campeggi quelli che abbiamo in Valsugana, dal fronte lago, così come in alta montagna oltre 1000 metri dell'altopiano del Tesino,
Oltre 80 sono gli alberghi che propongono anche dei soggiorni per 3 giorni, per 5 giorni, per una settimana, anche quelli curativi termali, perché effettivamente ci spostiamo, la proposta che vedete alla mia spalla è quella del mare in montagna, anche ad una montagna del benessere collegata poi alle terme, per poi arrivare anche agli appartamenti o qualcosa di unico che è l'ospitalità nelle baite, quindi oltre 40 strutture in quota, delle vere e proprie chalet di montagna, quindi un invito a scoprire le nostre offerte economiche di vacanza sul nostro sito, utilizzabile poi una vacanza a 360 gradi, una vacanza per tutto l'anno, sia d'estate che anche d'inverno. In riva al lago di Caldonazzo, qui a Val Canover, viviamo anche l'esperienza di questo spritz alla trentina estate con Michele Corradini. E, beh, uno spritz di casa nostra, potremmo dire. Uno spritz totalmente trentino, un infuso di erbe aromatiche e aromi naturali trentini, da gustare in riva al lago, al nostro bellissimo lago. E altro con altri prodotti trentini, ma la novità è rappresentata anche da questa associazione Riva, che c'è da qualche tempo e che propone proprio qui sulla sponda perginese del lago di Caldonazzo una serie di eventi. Sì, da un anno abbiamo fatto questa associazione Riva, che è l'unione di tutti gli imprenditori della sponda del lago perginese, per coordinare una serie di eventi tipo la Notte Bianca, che verrà fatta la notte di Ferragosto. Abbiamo fatto la notte blu per la bandiera blu del lago di Caldonazzo. Vi aspettiamo tutte le sere dell'estate 2016 sul lago di Caldonazzo, sulla sponda perginese, dove in ogni locale troverete un evento diverso. Dai laghi alle montagne, ma anche alla cultura e alla storia. Noi siamo a Pergine Valsugana, nel suo centro storico, per presentare le feste medievali. L'appuntamento è a fine luglio. Paolo Stefani, presidente della Proloco, dunque una immersione nel passato, nella storia. Sì, come diceva lei, proprio un'immersione nel passato. Ritorniamo nel 1428. Pergine Valsugana, dal 28 al 31 di luglio, ritornano le feste medievali, ritornano per l'undicesima edizione. Credo che sia una delle manifestazioni per noi la più grossa, la più importante, dove in quel di Pergine arrivano dal giovedì alla domenica circa 40.000 persone, se il tempo è bello. Rievochiamo quella storia, che è molto, molto importante. Lo facciamo con l'organizzazione della Proloco, del Comune e dell'azienda di promozione turistica, però lo facciamo anche assieme a diverse altre associazioni che ci danno una mano nel mettere assieme questo grande, per noi eccezionale avvenimento. Nel 1428 i signori di Pergine avevano fatto una battaglia con i signori di Padova sulla questione del castello, che difatti all'interno delle feste medievali c'è una battaglia al castello che consiste nella conquista del castello da parte di quelle due fazioni che poi arriverà a Pergine. Ecco, detto questo, vorrei anche fare un invito per il prossimo autunno alle feste patronali, che saranno dall'8 al 13 di settembre, e per chi ne volesse ancora approfittare ritornerà in quel di Pergine al Parco Tre Castagni la festa della zucca, 15 e 16 ottobre. Remo Peterlongo è il presidente della Proloco di Tenna, quindi parliamo di un luogo particolare che sta tra il lago e la montagna. Qual è la sua identità, Remo?
Beh, Tenna ha una connotazione molto particolare, appunto come dicevi tu, si trova tra due laghi e un'esposizione solare veramente strepitosa, la rende unica come location, diciamo, qui nella Val Sugana. Godiamo di un clima ottimo, durante l'inverno è stupefacente fare delle passeggiate sempre assolate, siamo vicini alle montagne della Panarotta e nel contempo l'estate ci gratifica con l'uso dei laghi, le piste ciclabili e abbiamo veramente qualcosa di strepitoso. La Proloco anima l'offerta turistica con una iniziativa particolare che sono queste panchine d'autore. Sì, questa è l'ultima cosa che è in corso di una serie di attività e anche di attività future che saranno poste in essere più avanti. E le panchine d'autore sono frutto un po' di una mia idea, sulla scorta un po' di emulare altre sella e altre cose del genere, di collocare delle attrezzature, diciamo, utili sul piano del riposo, però anche che abbiano un contenuto artistico di differenziazione rispetto a una panchina comune, quindi un allestimento che abbia qualcosa di artistico. Questo è un contest che abbiamo in corso in questo momento. Puntata che dedichiamo alle attività sul lago e in montagna, ma che dedichiamo soprattutto anche al benessere, al corpo. E qui a Levico sta per iniziare il Festival del Benessere, è giunto alla quarta edizione e ne parliamo con Gianni Beretta, che è il presidente del consorzio Levico Terme in Centro. Dunque all'ordine del giorno questa bella iniziativa che riguarda la salute e il benessere di tutti noi. Sì, siamo alla quarta edizione, è uno sicuramente dei nostri festival più centrati, perché Levico, se pensiamo alle terme, il lago, la montagna, insomma il benessere è di natura, è di tutti i giorni. La quarta edizione avremo oltre 80 espositori, si parlerà di benessere dall'alimentazione, il benessere dalla cosmesi, quindi anche poi tutto quello che si tratta di yoga, yoga della risata, shiatsu e molte altre iniziative che verranno fatte all'interno. Ci saranno molte conferenze all'interno del parco, qua sono 120.000 metri quadri del nostro parco secolare, che è sempre molto bello. E lì potrete scoprire tutto quello che vi può far star bene nella mente, far star bene con il corpo e anche quest'anno la novità, la bioedilizia, l'edilizia, quindi all'interno della casa, cosa potete fare per poter respirare all'interno della casa il vostro benessere. Levico Terme di sera in estate diventa un centro fortemente animato. Sì, noi puntiamo sicuramente per essere il punto d'aggregazione sicuramente della Val Sugana e di una parte del Trentino. Noi tutte le sere facciamo qualcosa, dalla banda ai cori di montagna con rassegne, e la serata dell'ospite dove troverete animazione per bambini, giocoleria, musica e poi tanti altri festival che verranno organizzati durante l'estate, penso al Festival Jazz, al Festival Blues e poi altre iniziative che potrete poi trovare anche sul nostro sito. Siamo in chiusura, un grazie a tutti gli amici della Val Sugana, noi ci rivedremo tra una settimana, ma continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it. Ciao, appuntamento alla prossima settimana.